Quanto cazzo adoro questa musica. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo che potrebbe essere una nuova serie del canale, non tanto per Cuphead ma per quanto riguarda questo genere di video. Stiamo parlando degli arcade. Intanto io che faccio una nuova partita e vi salto i filmati, perché comunque non, magari se volete seguire la trama lo potete fare. Comunque Cuphead è un gioco meraviglioso, vale tutti 15€, forse anche qualcosina di più. Comunque vi stavo dicendo, potrebbe diventare una nuova serie del canale, come avete potuto vedere ho fatto anche una piccola intro stupida che ho trovato su internet, quindi non l'ho fatta neanche io, e mi piacerebbe portare avanti questo genere di video dei cabinati arcade, anche se Cuphead non è effettivamente un gioco da cabinato arcade, ma lo ritengo tale perché mi ricorda tantissimo lo stile di Metal Slug. Gioco che ho adorato, quindi nei prossimi episodi vedremo anche altri giochi di cabinati arcade, Cuphead escluso, ma ce lo voglio mettere io di proprio utenza, perché comunque io Cuphead lo sto giocando per fatti miei ed è un gioco che sto adorando sia per lo stile grafico sia per le musiche e i suoni di questo gioco, che sono stupendi. Riprendo lo stile dei cartoni della Disney degli anni 30 e qualcosa di eccezionale, ragazzi. Se avete possibilità di comprarlo, di spendere questi 15€, fatelo perché ne vale veramente la pena. Comunque, questo qui è lo shop dove possiamo spendere i nostri soldi che raccogliamo. E direi di fare il primo livello di platforming. Ci andiamo leggero. I livelli qui che sono sul terreno sono di platforming. Adesso vi faccio vedere. Run and gun, spara e corre. Ok. Anche per raccogliere le prime monete, perché vorrei comprare subito i proiettili tracciante. Dai, 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 dai. Errore, errore. No, mi sto chiudendo qua, non va bene. Devo andare avanti. E il bello di questo gioco è che si può giocare in multiplayer, quindi locale. Quindi se avete un amico con cui giocare a casa vostra, fatelo perché ne vale veramente la pena. Ahia, sbagliato il PR. Ho una vita, non la devo sprecare. Vada, ecco qua, appunto. Vada come vada, ragazzi, ci tentiamo, registriamo, non mi interessa fare bella figura, anche perché comunque non sono il massimo esperto di questo gioco, quindi sono sono appassionato, tra virgolette, aia, appassionato, tra virgolette, perché comunque è un gioco uscito da poco, quindi ancora non lo finisco. Volevo registrarlo il prima possibile. Se si apre mi fa un favore, ok, grazie. Dai, non mi fa il PR. E niente, sono morto, sto giocando male. E non è neanche il primo livello. La possibilità di Cuphead è che possiamo scegliere qualsiasi livello, non c'è un ordine da seguire. E questa è una cosa molto molto bella, secondo me. Se avessi avuto i proiettili recenti sarebbe stato molto più semplice questo livello. Uccidiamo una pallina di nuovo, perché quella dà parecchio fastidio. Ok. Ok, vai col PR. A posto. Io questo livello teoricamente già l'ho fatto, ma avendolo fatto un po' di tempo fa non ricordo esattamente tutto ciò che succede nel livello, quindi ricordo che c'è un mini boss più avanti, ma una roba molto molto semplice. Usiamo pure gli attacchi speciali. Ok, perfetto. Vedete, molto molto stupido. Una volta che ci si prende la mano diventa veramente semplice, perché è un try and error, quindi dovete morire più volte prima di capire magari il livello, di capire i tempismi che dovete applicare al livello stesso. Ahia. Quell'errore me lo potevo risparmiare, effettivamente. È stato veramente stupido. E abbiamo finito. Bravo! Bellissimo, bellissimo. Abbiamo accumulato tutte le monete di questo livello, se non vado errato. A meno. Beh, non male, non male. Viene segnato appunto con una bandiera che è stato fatto e viene sbloccato un percorso di mappa. Questo qui è lo shop, appunto, dove possiamo acquistare. Mamma mia, che bello! Dove possiamo acquistare gli oggetti. Io comprerei i proiettili traccianti e ho una moneta, non ci posso fare niente. E andiamo ad affrontare un boss, dai, perché no? E andiamo a equipaggiare i proiettili traccianti e andiamo a battere il primo boss di questo video. Switchiamo le armi con LB. I proiettili traccianti fanno meno danno, ma appunto vanno direttamente al nemico senza dover mirare, quindi molto molto utile. E quello si poteva fare il parry. Questi qua invece si fanno più danni, ovviamente. Ecco, qui è morta la patata.
Cambiamo perché adesso dovrebbe arrivare la carota, se non ricordo male. No, la cipolla. Ok. Sentite le canzoni. Io non voglio mettere canzoni a parte perché Cuphead merita, anche per le colonne sonore che ha. Sono fantastiche. Quindi il consiglio che vi do io, se perdete tante volte, sì, incazzatevi perché è giusto che comunque ci si incazzi e tutto quanto, però non ve la prendete troppo se perdete, perché fa parte del gioco, insomma, perdere e riprovare. Ho sbagliato. Knockout però, dai. Al primo tentativo, tra l'altro, è stato... questo è uno dei boss più semplici del gioco. Una volta che lo si fa è molto molto semplice. Di Perry non ne abbiamo fatti. Quanto ci ha dato? Una B? Una C. Mi accontento. Non vorrei fare molto, quindi andiamo avanti. Finché magari non perdo tante volte, allora decido di chiudere. Abbiamo ottenuto l'anima, perché per la lore del gioco noi praticamente eravamo dentro un casino facendo a poker con il diavolo e abbiamo perso l'anima. Per non perdere l'anima, ti dice: senti, guarda, allora vai qui e sconfiggi tutti e ruba le anime al posto mio prima, se no dammi la tua anima. In sostanza è questa la storia. Ok, cambiamo arma. Qua servono i proiettili traccianti. Purtroppo io questo qui non l'ho potuto fare, questo, quindi vado più che altro. Aia, i buchi. Come prendo quella moneta? Aspetta che la prendo. Devo solo... Non la riesco a prendere. No, vabbè. Può restare là, arrivederci. Ok, non mi pare molto difficile per il momento. Aia, ho sbagliato tempismo. No! Mi sono un attimo incastrato. Vabbè, comunque siamo arrivati a quasi metà strada, non è male. Che al picchio. Ok, aia. Pensavo rimbalzasse. Ah, uno sì, uno no, ho capito. Devo stare attento a prendere il tempismo giusto. Adesso. No, l'ho sprecato. Ah, no, non l'ho sprecato, giusto. Ha la mossa speciale diversa, giustamente. Pensavo di lanciare il raggio... Ecco, vedete a che cosa serve sparare. Ah, no, ho sbagliato. Ok, sono ritornato alla parte di prima. Ci ho messo un po'. Perché ho perso tante volte, quindi... Oh no, volevo fare il PR. Ho sbagliato. Non dobbiamo essere frettolosi. Non bisogna fare lo speedrunner che non sono, quindi... Non serve andare di fretta. Si può vincere tranquillamente senza andare di fretta. Oddio, ho sbagliato. Il primo stage l'abbiamo superato, quindi... Olè. Purtroppo... Non è che purtroppo, non ci sono i checkpoint, quindi il discorso del provare e riprovare funziona sempre di più, capito? Perché una volta che ci si prende la mano a schivare i colpi, a saper sparare, cose del genere, diviene molto molto più semplice, diventa. Ok, fammi cambiare arma, perfetto. Piano piano riusciamo a salire, sono arrivato qui con 2 di vita, ne ho persa solo una per recuperare la moneta all'inizio, quella che vi ho fatto vedere prima. Certo, ovviamente c'è più soddisfazione magari farlo al primo tentativo, quello assolutamente. Non bisogna farsi prendere dal panico, perché se ci si fa prendere dal panico è la fine. Io qua non ci sono mai arrivato, quindi non lo so. Come? E quello da dove è sbucato? Ma no, da guarda quanto sono morto. Come facevo a uccidere quello? Era enorme. Ok, sono riarrivato qua con 2 vite. Quindi adesso vediamo come fare. No, sono caduto. Con una vita. Io direi di cambiare arma a sto punto. Ce la giochiamo con il tutto per tutto. Dai, no, era morto. Era morto! Dai, non ci credo. Ho trovato il trucchetto della vita, ho trovato. Guardate. Olè. Abbiamo rotto il gioco. Ok, 2 vite, dai. Ce la possiamo fare. No! No! No, che cazzata che ho fatto! Ma mi muore sempre alla fine, mi muore! Ultimo tentativo e poi chiudiamo il video.
Ok, di nuovo qua con due vite. Dai, dai, no, no, no. Una vita. Niente. Io ci provo, ragazzi, ma è molto, molto difficile, eh. No, guarda che stronzata. Dai, facciamo un ultimo tentativo e poi chiudo veramente il video. Siamo di nuovo qua, però adesso con tre vite, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, di non cadere come degli stronzi. Basta un minimo di concentrazione. Dai, che mi devo avvicinare, su. Aia. Ho tre vite, ma non significa che le devo sprecare. No, dai, che bastardo. Oh, è andato. Sì, ce l'ho fatta. Bravo! Con un HP. Senza usare le mosse speciali. Oh, è stato traumatico, però ce l'abbiamo fatta. 2 minuti ci ho messo, dai. Neanche tanto. Sembrava di più, effettivamente. Un AD. Ok, mi accontento. Perché comunque è stato pa parecchio difficile. Ce l'ho dovuto fare un bel po' di tentativi. Che vi ho tagliato, ovviamente. Andiamo giusto a fare un piccolo minigame che vi faccio vedere subito al volo per sbloccare le super mosse fighe. Anzi, tra l'altro non lo posso neanche fare perché devo affrontare questo boss, quindi no, niente. E io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche a voi piace Cuphead, perché io lo sto trovando un ottimo gioco e niente, quindi vi rimando magari al prossimo episodio o di Minecraft o di questa serie che vorrei portare avanti per farvi conoscere anche un po' qual è stata la mia infanzia. Ovviamente Cuphead è uscito nel 2017, però l'ho voluto mettere appunto nei giochi arcade perché mi ricorda tantissimo i vecchi cabinati arcade. Ed è anche per questo che ho voluto fare questa serie proprio iniziando da Cuphead. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!